qui con il grande ingegnere Antonio Elefante per parlare con lui di questo evento che sta monopolizzando l'attenzione di tutto il mondo, finalmente l'abbattimento dell'ecomostro di Alimuri, una battaglia veramente lunga 50 anni, giusto ingegnere? Sì, è una storia che attraversa credo tre o quattro generazioni, in realtà in questi giorni questo benedetta vicenda compie esattamente 50 anni, quindi esatto. Saliamo agli inizi degli anni 63-64. E lei è stato un po' l'anima di esattamente sono 50 anni, 50 anni. Ci vuole delineare brevemente il percorso che ha portato poi a tanti rimandi fino ad arrivare dopo tanto tempo a questo agognato risultato? È un percorso molto lungo e molto controverso, il fatto stesso che parliamo di 50 anni di storia evidentemente fa immaginare che in questi 50 anni molti eventi si siano verificati e sono eventi che fondano all'inizio degli anni 60, 63, quando diciamoci la verità era tutto un po' più semplice, insomma, non è che ci si poneva tanto la problematica ambientale o quant'altro, poi da un certo momento in poi è scoppiata diciamo, questa esigenza, no? nella nostra società civile, insomma. Un po' anche diciamo, coinciso con il momento del boom economico dell'Italia, insomma, tutto si faceva. E quindi questo edificio nasce autorizzato, nasce con un'autorizzazione ambientale, nasce con una licenza edilizia per costruire questo albergo, io lo definisco un ridente albergo lungo la costa, e doveva essere tale. Di ridenti alberghi lungo la costa ce ne sono tanti, per il Sorrentino, solo che questo col tempo assurge a mostro e poi a ecomostro, ma se tutto fosse andato in ogni altro modo probabilmente oggi parleremo di un ridente albergo lungo il mare, come ce ne sono tanti, diciamo, ecco questo è. La storia è lunga, nasce nel 63, nel 64, quando questi hanno l'autorizzazione paesaggistica, ma in realtà non cominceranno subito perché rimanderanno la licenza del 64, nel 65 non avevano ancora iniziato, ma non avevano ancora iniziato nemmeno nel 66, nemmeno nel 67 e nemmeno nel 68, perché lungo questo periodo noi ritroviamo atti di richieste di proroga, richieste di rinnovo, eccetera, eccetera. E poi si decidono di cominciare intorno agli anni 68 e cominciano a fare sul serio. E quando cominciano a fare sul serio, nella realtà già c'era una norma, addirittura del 1964, che impediva, giusto due mesi dopo, gli danno la licenza, dopo due mesi nasce un piano regolatore a Vicenza che impediva qualsiasi edificazione. Ma da quel momento in poi non si sarebbe potuto più edificare, quindi è anche strano, accade strano questo fatto che poi dopo il 67 e nel 68 gli rinnovano la licenza. Cioè, vediamo che lungo questo percorso delle cose strane, cioè, non cominciano i lavori, però dopo 4 anni, 5 anni gli rinnovano la licenza. All'epoca tutto era possibile. Ma intanto poi quando cominciano a fare sul serio e costruiscono, qualcuno si accorge che le cose non stanno più bene. E negli anni 70-71 più o meno il comune si sveglia anche la sovrintendenza e dice ma questa autorizzazione è stata rilasciata 5 anni fa, 6 anni fa, ormai è scaduta, quindi non la potete più attivare. E poi fanno ricorso, vanno al Consiglio di Stato, insomma, ottengono delle sospensive, fanno anche un processo penale, vengono assolti, ma nella realtà restava diciamo, il vizio originale, cioè di una licenza che non poteva essere più rilasciata. C'è un timido tentativo negli anni 74-75 quando si sveglia la regione questa volta, ma che state facendo? Questa è una licenza che è stata lasciata su un posto, in un punto dove non è possibile edificare niente. Non è la proprietà privata e la regione annulla, fa un provvedimento di annullamento delle licenze. Però è arrivata troppo tardi perché infatti il TAR dice scusa ma se tu volevi annullare la devi fare un pochino prima. Quindi il TAR non entrerà mai nel merito se si poteva fare o non si poteva fare, semplicemente su un profilo di legittimità, se lo dovevi fare, lo devi fare un pochettino prima. Resta ancora fino al 74-75, anzi addirittura fino al 79, questo limbo, erano comunque illegittime le licenze, però nessuno si era preoccupato di dichiararle per tempo, questo è il senso.
Ma intanto il Comune ha fatto anche un'ordinanza di demolizione, l'abbiamo impugnata davanti al Consiglio di Stato, poi questo ricorso diventa perente e quindi l'ordinanza è efficace, però nessuno si rende conto che in realtà l'ordinanza è efficace, quindi non la demolire, però si perdono nella notte dei tempi, poi la scopriremo adesso questa ordinanza, esiste un'ordinanza tuttora vigente, tuttora efficace, se si può parlare di efficace dopo 40 anni, ma insomma comunque all'epoca era efficace, quindi bisognava demolire, punto, quando è finito. Nell'80 cominciano a cadere le pietre, quindi nel 79 c'era stata questa pronuncia del TAR che aveva detto alla Regione Giovanni non lo puoi fare più, è troppo passato troppo tempo per poter annullare, però nell'80 cominciano a cadere le pietre, quindi si sovrappone un problema diverso, oltre ai profili di legittimità che erano rimasti, diciamo, così un po' in sospeso, sul vago, ma per me estremamente chiari. Nell'80 non possono fare più niente, perché intanto cadono le pietre, c'è un'ordinanza della Regione di Porto, c'è un'ordinanza del Comune di Vico, e quindi si ferma tutto. Intanto erano anche nuovamente decadute le licenze, perché evidentemente avendo avuto la possibilità di continuare, non avevano continuato, comunque c'è un profilo che si chiama decadenza. La decadenza della licenza, addirittura in questo caso, opera opere legge, cioè anche se non mi fai il provvedimento esplicito, automaticamente è decaduto. Poi arriviamo nell'86, quando questi fanno una richiesta, dice, ma adesso noi vogliamo ripigliare i lavori, come dice, dove vai? Qua c'è sempre il problema delle pietre, non andate da nessuna parte. Intanto nell'88 credo cambiano le carte, cioè i sorrentini, perché chi aveva fatto questa, cominciato questa operazione imprenditoriale erano gli imprenditori di Sorrento. Mentre nell'88, i signori di Sorrento passano la mano a dei signori di Napoli, cioè comprano la società. E quindi da questo momento in poi saranno, diciamo, questi operatori di Sorrento. Questo succede nell'88, ma dall'88 al 92, anzi al 93, non accade niente, cioè non può accadere niente, perché non avevano più titolo, c'erano le ordinanze di demolizione. Nel 93 subentra un'altra società che si chiama San e che è l'attuale proprietario, e comprerà questo immobile per una cifra stratosferica, 2 miliardi e 700 milioni, alla cosa anomala è anche un altro fatto, che di fatto chi aveva acquistato nell'88 e chi poi ha acquistato nel 93 praticamente sono gli stessi, però non si capisce dove sono finiti questi 2 miliardi e 700 milioni. Questo lo lasciamo intendere a chi vuole intendere. Dopodiché dal 93 in poi ancora non accade niente, e per ben 11 anni non accade niente, perché tranne queste manifestazioni più o meno incisive, più o meno evidenti, perché intanto il mostro diventa sempre più ecomostro, quella verde è sempre più cresce, viene inserito nella lista cresce là, però nulla, nessuno fa niente, nessuno prende iniziativa di nulla. E che cosa accade? Ogni tanto cade qualche pietra, qualcuno si fa male, cade il camion dell'immondizia, muore uno là dentro, cioè una storia diversa. Però che cosa succede di eclatante? Dopo tantissimi anni, e sull'onda ovviamente di questa incalzante e sistematica necessità dell'associazione ambientalista, ma quando viene, la regione e la sovrintendenza si attivano. Dice, ma se questo coso è illegittimo, se questo coso continua a stare lì in per te, nessuno fa nulla, noi interveniamo e lo demoliamo. Infatti la regione e la sovrintendenza fanno un'azione, cominciano a fare una serie di attività finalizzata alla demolizione. E la società a un certo punto dice, no, ma evidentemente ha cominciato a capire che forse poteva essere effettivamente demolito, dice, no, ma io non ho nessun problema, io lo voglio demolire, io intendo demolirlo, quindi non mi preoccupate più di tanto, perché tanto io lo voglio demolire. Ma evidentemente dietro questa affermazione si nascondeva ben altro, cioè voglio demolire, ma a quale condizione? Perché poi in quel momento storico ad ogni costo si doveva demolire, ma a quale costo? A quale prezzo? Cioè, il prezzo evidentemente era una cosa abnorme, perché immaginate, se è illegittimo va demolito, ma quale contropartita? Invece nasce all'improvviso la contropartita, cioè
si alza una nebbia molto fitta sulla regione Campania, sul ministero, eccetera, eccetera, dove tutti si accecano e all'improvviso quello che era l'ego mostro, quello che era il negativo diventa il positivo e sull'ego mostro si fa un ottimo business. Qual era l'accordo? L'accordo è che loro demolivano, questo succedeva nel 2007, loro demolivano, lo Stato, il ministero, la regione gli davano anche dei soldi, 600.000 euro per demolire, e l'ulteriore premio era che la volumetria venisse recuperata da un'altra parte, con un nemico, per costruire ben due alberghi e perché no, tenersi pure l'aria per farsi uno stabilimento balneare. Quindi questo stratosferico, stupefacente, al di fuori di ogni giudizio. E questo, la nebbia ovviamente aveva offuscato un po' tutte le menti, che fine aveva fatto questo mostro? Questo mostro è diventato un ottimo.